Ciao ragazzi, siamo tornati qua oggi in un nuovo video per il pagellone di Novara Procatria. Partita che finita 0-0, il ritorno di Banchieri finisce con un ennesimo pareggio, la vittoria ormai manca da tantissimo, nemmeno la contestazione dei tifosi nel pre-partita alla squadra, soprattutto d'Urbano, è riuscita a dare la scossa alla squadra per cercare di portare a casa una vittoria che ormai manca da tantissimo e che ormai è importante come il pane. Mercoledì a Pistoia, in occasione anche del compleanno del Novara Calcio, non si può proprio fallire, perché se la Pistoiese vince ci raggiunge in classifica e lì siamo in zona playout se perdiamo. Quindi i 3 punti a Pistoia devono arrivare a prescindere assolutamente. Pagellone di una partita con poche occasioni da tutte e due le parti, Novara che va vicino al gol con alcuni tiri da fuori area e alcune palle in occasione da palla da fermo. Il gol annullato a Migliorini secondo me non era da annullare, però la qualità degli arbitri di Serie C è questa, comunque certe volte ci fanno un favore, certe volte no. E comunque Migliorin era in netto anticipo, non era in vantaggio il portiere, quindi Migliorin non è andato ad ostacolare il portiere, però lui era in anticipo, è il portiere che è partito tardi, quindi secondo me c'era il gol, come molto probabilmente c'era anche un rigore proclamato chiesto dalla Pro Patria a fine primo tempo. Pagellone, partiamo da Lanni, portiere 6 e mezzo, partita non molto impegnativa per Ivan Lanni, non para rigore perché non c'è rigore questa volta. Fa un ottimo intervento, veramente ottimo nel secondo tempo, su una bomba da fuori area che sarebbe andata sotto l'incrocio di un attaccante della Pro Patria, non mi ricordo il nome, scusatemi. Per il resto non fa nessun'altra grande parata, una buona parata che fa rimanere il risultato sullo 0-0. In difesa abbiamo Cagnano, torna dalla squalifica di Crema, dall'assenza Crema per doppia ammonizione, perché era stato ammonito a Piacenza e prima ancora Grosseto. Partita senza lode e senza infamia per Cagnano, non una delle sue migliori certamente di questa stagione da quando è a Novara, però comunque attento in difesa, in attacco spinge, non tanto, quindi io un 6 possiamo darglielo. In difesa Sbraga, 6 e mezzo per Sbraga che giocava un'ottima partita secondo me, un'ottima partita di Sbraga, molto attento in difesa soprattutto nel secondo tempo, ferma tante ripartenze, cerca di suonare la carica, cerca di essere leader difensivo come lo era stato l'anno scorso con Banchieri e quindi buona partita di Sbraga. Anche Migliorini, primo tempo non co così così, nel secondo tempo meglio, nel secondo tempo meglio, nel primo tempo fa una mezza cappella che rischia, che crea... che dà l'occasione alla Pro Patria di andare in ripartenza e fare una ripartenza molto pericolosa, una cappella di Migliorini nel primo tempo. Nel secondo tempo gli viene annullato questo gol, molto attento nel secondo tempo, anche nel primo tempo aveva avuto un'occasione di testa. Nel complesso un 6,5 a Migliorini. E come terzino destro Pogliano torna in campo dopo veramente tantissime partite, quest'anno ha giocato pochissimo per il Covid che aveva avuto ad agosto, e poi anche perché Marcolino non l'ha mai visto e non l'ha mai fatto giocare, torna in una posizione insolita, non spinge tanto, c'è da aspettarsi, non è come Natalucci che spinge molto ma tiene meno conto alla fase difensiva, però in fase difensiva Pogliano molto attento. Centrocampo, in centrocampo abbiamo Buba il capitano, 6, no 7, 7, volevo dargli 6 e mezzo, do 7 a Buba, il più pericoloso. Con un tiro da fuori va vicino al gol, anche da calcio d'angolo impegna il portiere nei cross sempre pericolosissimo, calci da piazzato, Buba la mette dentro e c'è comunque una potenziale occasione da gol. Anche sul gol annullato di Migliorini la palla è di Buba, sempre precisa e sempre molto pericolosa in mezzo all'area. Collodel e Bianchi entrambi 6 più, non li ho visti tanto in questa partita, però entrambi, soprattutto Collodel, sul piano della personalità, della grinta, della voglia, del sudare per la maglia che ha chiesto Banchieri, non gli puoi dire nulla. Mentre in attacco abbiamo Schiavi, ottima partita per Schiavi, gli do un 7 meno, ottima partita di Schiavi che va vicinissimo al gol nel primo tempo con un tiro da fuori area. Sempre pericoloso in un ruolo insolito per lui, l'abbiamo visto sempre giocare nei tre di centrocampo nell'albero di Natale di Banchieri. Questa volta viene messo più avanti e comunque gioca un'ottima partita, molto attento, pericoloso, si propone molto in avanti. Tordini, piacevole sorpresa, secondo me il migliore in campo è Tordini, anche perché è un 2002, era all'esordio titolare in campionato, ha giocato pochissimo, se non magari mezz'ora Lecco con Marcolini che l'ha messo punta insieme a Cisco. Fa un'ottima partita, tanta personalità, tanta grinta per questo classe 2002
E una cosa che chiedeva Marcolini, che chiedevano tanti altri, l'uno contro uno, cercare di fare l'uno contro uno. Ieri Tordini certe volte ha provato a superare l'avversario 3-4 volte, ci è riuscito nelle volte, soprattutto nel primo tempo dove poi ha fatto partire un cross pericoloso in area, altre volte non ci è riuscito, ha subito fallo, però comunque sul piano della personalità e del provarci ha fatto un'ottima partita Tordini, comunque in classe 2002 può migliorare tantissimo, però buonissima impressione. Zigoni d'attacco 5. Ennesima partita no di Zigoni, ennesima partita fantasma per l'attaccante ex Venezia, quindi un 5 meritato. Entra al suo posto Gonzalez al 46esimo, ormai la condizione di Pablo, la condizione fisica di Pablo è quella che è. È quella che è. Le giocate ce le ha, magari qualche volta le giocate ce le ha, le ce le ha fatte vedere l'anno scorso contro la Pianese, contro anche Renate, però la condizione fisica non è al massimo, non è al massimo. Cisco entra anche lui. 5, Cisco 5, mi dispiace molto, però è un giocatore che all'inizio di questa stagione aveva fatto vedere delle grandissime cose, un netto miglioramento rispetto all'anno scorso, secondo me, però ieri entra, prova a superare l'avversario, stessa finta ogni volta bloccato, quindi non dà la scossa che i banchieri chiedeva. Poi abbiamo, chi è che è entrato poi? È entrato Pagani all'89esimo senza voto, Lanini entra all'83esimo. Entra all'83esimo, non sarebbe senza voto, però non capisco perché abbia voluto tirare lui quella punizione al 94esimo. Ci sta personalità, andare lì al 94esimo, provare a tirare. Era da 35 metri, era lontanissimo lì il gol, sarebbe stato quasi impossibile. Lui prova a tirare, ma fai tirare Buzzegoli che è tutta la partita che crea problemi con i suoi calci piazzati, con i suoi cross in mezzo all'area, dalla stessa posizione in cui aveva messo il cross per colpo di testa di Migliorini, poi gol annullato. Fallo tirare lui, tira. E l'uomo dietro la barriera prende di testa un tiro bassissimo, bruttissimo. Io l'avrei fatto tirare a Buzzegoli, certamente. Quindi un 5,5, un 5,5 Lanini. Banchieri gli do 6. Partita comunque preparata abbastanza bene, in difesa tanta solidità. Rischiamo solo all'83esimo con un tiro alto, che poi non va neanche vicino alla porta, però l'azione e l'occasione. Perché quella era un'occasione ghiotta per la Propatria, un rigore in movimento, poi lo spara in curva. Però la prepara bene, forse in attacco è mancato qualcosa, qualche schema si è visto, però non si vedrà mai il Novara di Banchieri giocare un calcio champagne. Così il Novara di Banchieri, un Novara che il Banchieri mette in primo piano la grinta, il sudare per la maglia, la voglia, l'essere gruppo che la bellezza del gioco, le tattiche, quindi io a me interessa poco il bel gioco adesso, adesso servono come il pane i 3 punti, servono solo i 3 punti, quindi Novara, calcio spettacolo nel Novara di Banchieri non l'abbiamo quasi praticamente mai visto, l'anno scorso sì, qualche partita sì, però tante vittorie l'anno scorso abbiamo ottenute lottando sul campo, una categoria sporca, una categoria dove poche partite sono tatticamente belle da vedere, una partita dove magari la squadra avversaria passa in vantaggio con una deviazione. E quindi lì a quel punto il bel gioco conta relativamente. Anche l'anno scorso mi viene in mente la vittoria contro l'Albino Lef, una vittoria sporca contro la Juventus Under 23, una vittoria sporca con due rimpalli. Sono queste le partite. Poche partite saranno di tecniche di qualità superiore rispetto alla categoria. Quindi il Novara di Banchieri è questo. E secondo me, ieri alla fine, anche in fase difensiva, è stato un Novara solido. E sul piano della grinta, della voglia, nulla da dire perché anche al 94esimo si è provato ad andare avanti, a segnare, però manca il gol e manca la punta che l'anno scorso Bortolussi te li aveva messi dentro, 10 gol in 30 presenze, ne avrebbe fatte 15 se avessimo giocato le restanti 10 del campionato. L'aiuto che ti dava Bortolussi lì in avanti non te lo dà Zigoni che non segna e dà veramente poco aiuto, tocca veramente pochi palloni, quindi non so altro da dire. Domani è già la vigilia di Pistoiese Novara. Si torna al Melani dopo tanti anni. No, dopo 2 anni, sì, 2 anni si torna al Melani. L'ultima volta doppietta di Eusepi 2-0. Quindi i 3 punti sono d'obbligo. D'obbligo perché se perdiamo siamo in zona playout e pure la Pistoiese ci supera. Quindi questo è da far presente ai giocatori. Comunque lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre Forza Novara nel bene e nel male.